Andiamo direzione DG Motorsport a ritirare la moto nuova. Go! Ce l'ho proprio qui. Eccola. È tornato il momento di fare la miscela. Che spettacolo quando canta! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi vedete bello kittato e brandizzato Forn dalla testa ai piedi. Il colore del cappellino non è casuale, sì, perché oggi andremo a ritirare una nuova moto, una nuova Yamaha, grazie alla collaborazione con DG Motorsport, la concessionaria di Pesaro Yamaha ufficiale. Sono molto contento perché vi volevo portare questa moto da tantissimo tempo, me la chiedete da veramente da una vita. Io è tanto che non salgo in sella. La stavo per spoilerare, non me la voglio spoilerare. Quindi andiamo direzione DG Motorsport a ritirare la moto nuova. Go! Bene ragazzi, siamo arrivati a destinazione. Adesso entriamo in concessionaria e andiamo a ritirare la mia nuova YZ. Ah, non ve lo dico! Per scoprire la mia nuova moto, ce l'ho proprio qui, eccola. Non è questa, forse sarà una di queste. Guarda un po', non lo so. Yamaha YZ 125 2023, sarà lei la moto che mi terrà compagnia per le prossime uscite in pista. Nel 2022 Yamaha ha rinnovato la piccola 125 a partire da un nuovo restyling completo delle plastiche fino ad una profonda rivisitazione del motore. Nuovi carter motore, nuovo cilindro, nuova testa, nuovo pistone, carburatore Kane PWK 38 mm con PowerJet, pacco lamellare V-Force e un nuovo scarico a completare il pacchetto motore. Tutte queste modifiche hanno portato ad un significativo aumento di prestazioni soprattutto ai medi e agli alti regimi, dove ora spinge davvero forte. Il telaio rimane lo stesso delle precedenti generazioni, come anche il reparto sospensioni affidato alle Kayaba sia all'anteriore sia al posteriore. Comparto freni al top, con disco anteriore flottante da 270 mm e fisso da 240 mm al posteriore. Gommato Bridgestone X20 misura 100/90/19 come di consueto sulle 125. Non ci resta che caricare la moto e gustarci il dolce suono del due tempi. Let's go! Sono talmente gasato da questa nuova moto che invece di metterla nel garage ho detto no, io devo andare a girare assolutamente da qualche parte. Quindi ho preso il cellulare, apro, dico la prima pista che trovo aperta, prendo e vado. Apro il cellulare, Motocross Ravenna aperta, boom, carica sulle moto e via che andiamo. Quindi ho caricato tutte e due le moto, quindi ho sia la moto nuova sia la 2.5 2023 ed eccole qua. Bam! Sì, questo è veramente un bel binomio, YZF 250 2023, YZ 125 2023. Che spettacolo, questo è davvero uno spettacolo, tanta tanta roba. Come avrete capito ragazzi, sono gasato come un drago, sono davvero felice oggi di essere qui e di poter provare questa YZ 125 2023. Io ringrazio la concessionaria DG Motorsport di Pesaro per avermela fornita, non per qualche ora ma per qualche settimana, quindi questo è davvero una cosa bellissima e la ringrazio ancora. Il 125 due tempi per me è la vera essenza del motocross, da dove bisognerebbe partire per fare un percorso corretto nel motocross,
Per me significa anche un po' la mia adolescenza, perché ho avuto un Motard 125, poi ho corso per diversi anni con dei prototipi due tempi che elaboravo io, quindi insomma ci ho messo le mani su questi due tempi, ho mangiato parecchia ghisa e alluminio, e quindi sentire il suono dei due tempi per me è di una felicità unica. E anche se, devo dire la verità, si tribola molto, perché il 125 ha una guida molto dinamica, siccome ha un'erogazione abbastanza appuntita, bisogna saperlo guidare, e ti costringe a guidarlo in un certo modo, che è quello corretto. Bisogna saper usare la frizione, bisogna saper usare il cambio, bisogna saper usare il motore nel suo regime di giri corretto. E tutto questo ti obbliga a guidare bene, e quindi è per questo che è veramente formativo. E però nelle nostre zone ci sono delle piste insomma con tanto dislivello, e questa erogazione un po' puntita si fa un po' sentire, ecco perché diciamo che ho abbandonato i 125 due tempi per i 2,5-4T, che ti permettono, ti perdonano un po' di più, ecco. Invece qui bisogna essere sempre on fire. On fire. Io direi di farvi sentire un po' di sound di questa YZ125 e poi di entrare in pista. Dopo tanti anni di 4T è tornato il momento di fare la miscela. È una cosa che sinceramente non mi mancava per niente, però la facciamo. 3.5 Elf HTX 976, il top degli oli. Spettacolo quando canta!